Zelda Tears of the Kingdom è un capolavoro e qua non ci piove, però ci sono dei difetti che in questo mare di 10 sembra che non ci siano, sembra che si stia parlando di un prodotto veramente perfetto. E quindi in questo video io non voglio ovviamente andare a screditare Zelda, ma semplicemente parlare di alcuni difettucci, perché non sono difetti enormi, che però ci sono e dei quali effettivamente non si sente molto parlare proprio perché appunto il gioco è stato accolto dalla critica con una marea di voti perfetti, quindi proprio di 10. Prima di iniziare vi ricordo che io vado in live praticamente tutti i giorni su Twitch, trovate il link in descrizione, seguitemi e adesso iniziamo un po' a parlarne. Allora, innanzitutto voglio chiarire che non sto parlando del fatto che le armi si rompono. Perché? Perché il fatto che le armi si rompono, come ho già detto nel video di prime impressioni, è in realtà in Tears of the Kingdom una feature, una caratteristica molto sensata e molto ben giustificata a livello proprio di game design, perché il compositor che noi possiamo utilizzare per creare nuove armi ha bisogno del fatto che le armi si rompano, perché se no lo utilizzeremmo molto molto meno. Quindi questa è una scelta autoriale di game design che legittimamente può piacere oppure no, e questa è una cosa che va detta, ma è una scelta veramente sensata, che ha una funzione ben precisa, ovvero quella di spingere il giocatore a cercare di creare più armi strane possibili con gli strumenti che ci vengono dati. Ad esempio, cioè questo, il ventaglio turbinoso, un ramo con una turbina. È fichissimo, l'ho rotto, va bene, è fichissimo. Oppure la clava emicefalica. Cioè, co cosa vogliamo dire di queste cose? Sono spettacolari. E ovviamente devono rompersi perché se no non sperimenteremmo più. E ovviamente progredendo avremo, immagino, nuove possibilità. Quindi non sto parlando di questo, che secondo me è un pregio in Tears of the Kingdom, molto più che in Breath of the Wild. È una scelta autoriale forte e che rispetto. Sto parlando di altre cose. Iniziamo da quelli, i difettucci un pochetto più, diciamo, leggeri. Il primo è il frame rate. Il frame rate, raga, non è stabilissimo, specialmente quando si utilizza, ho notato, ultramano e si cerca di muovere un oggetto magari molto grande. Ho notato che il frame rate non è stabile e cala abbastanza. La stessa cosa quando ci si butta da grandi altezze, quando ci si trova su un'isola sul cielo e si sceglie di buttarsi da una grande altezza, magari con una macchina. Allora lì ho notato che il frame rate effettivamente non è tanto stabile. Questa cosa si verifica in realtà abbastanza spesso, non è chissà quanto un problema secondo me, per me non lo è, però esiste. E quindi proprio in virtù del fatto che questo video vuole essere un video in cui, che sta succedendo? Vuole essere un video in cui comunque vi dico delle cose, in virtù del fatto che questo è un video in cui voglio spiegarvi quali sono i piccoli difetti che magari non si sente la necessità, no, di parlarne di solito, e allora vi segnalo anche questo. E poi abbiamo anche i comandi, che sono praticamente gli stessi di Zelda Breath of the Wild, e trovo che il binding proprio dei comandi, di come sono messi sul pad, ma anche l'essenza stessa del pad, che sì, si potrebbe comprare il Pro, ma io non ce l'ho, insomma, non sono molto comodi. La corsa è di default messa su B e il salto su X, quindi è molto scomodo e a volte si rischia di, mentre si corre, si vuole premere il tasto del salto, di premere anche altri tasti, di estrarre l'arma. È un po' un casino, insomma. Ovviamente uno può rimappare i tasti, ma rimapparli rende scomoda qualche altra azione. Quindi, insomma, si tratta di compromessi sempre e per forza. Anche il sistema di, per esempio, io voglio usare ultramano, premo L. Ora funziona, a volte tenendo premuto un po' di più, come ho appena fatto, compare il menu.
La stessa cosa per quando, per esempio, dobbiamo lanciare un oggetto. Noi prima dobbiamo tenere premuto il tasto per lanciare e quindi rischio di lanciare l'arma se non sto attento. Devo premere poi su e scegliere un qualcos'altro da lanciare, però il su lo devo tenere premuto, quindi io sto tenendo premuto R, sto tenendo premuto su e devo scegliere cosa lanciare. È un po' un casino, si rischia di lanciare cose che non si vogliano lanciare, tipo l'arma, ed è un po' scomodo. Di queste interazioni fra i comandi ce ne sono parecchie, cioè ci sono parecchi tasti che hanno più funzioni e quindi bisogna fare sempre delle combo di tasti. Questa è una cosa ovviamente che c'è in tutti i giochi, però in Breath of the Wild e anche ovviamente in Tears of the Kingdom è molto molto presente. Ed è più fastidiosa che in altri giochi, sicuramente, anche perché comunque ci troviamo spesso a dover aprire l'inventario, chiuderlo, cercare di comporre armi, insomma, tante volte siamo costretti a fare queste acrobazie, diciamo, con le dita. E quindi questo è un altro piccolo difetto, ripeto, un fastidio più che chissà cosa, che però ovviamente, considerando la frequenza con la quale dobbiamo compiere queste azioni, è sicuramente qualcosa di fastidioso. Abbiamo poi un'altra cosa, un altro problemino di quelli più lievi, ovvero il lock sui nemici. Stesso lock di Breath of the Wild, però è veramente scomodo lockare un nemico perché, come vedete, cambia anche la direzione della telecamera. La telecamera si mette nella direzione nella quale Link sta guardando. Quindi se io volessi loccare un nemico che sta qua e non ci becco precisamente perché il lock non è molto preciso, mi ritrovo a magari girare tanto la telecamera perché non becco il nemico e a non vedere più il nemico che sta cercando di attaccarmi. Quindi una maggiore precisione del lock sicuramente avrebbe aiutato. E questo è un altro difettuccio. Adesso invece vediamo a quelli che secondo me sono i difetti un pochetto più grossi, quali l'assenza di schivata. L'assenza di schivata, di una schivata normale, perché c'è ovviamente una schivata ma è un casino, bisogna premere 60 tasti contemporaneamente, adesso sto esagerando ovviamente, però non è sicuramente la schivata di, che ne so, Elden Ring, che premi un tasto e schivi. È una schivata un po' più complessa da gestire e che dà veramente un po' un senso di rigidità e macchinosità al combattimento. Avrei sicuramente preferito che ci fosse stata una schivata. Ovviamente, come fai a fare una schivata con così pochi tasti in un sistema che già prevede un sacco di sovrapposizioni? Sarebbe stato sicuramente difficile, però io una schivata l'avrei messa, la vedo come una caratteristica, diciamo, essenziale, se vogliamo, no? Di un gioco action barra action GDR. E quindi questa è un'altra cosa. Abbiamo poi un altro problema, ovvero la gestione dell'inventario. Allora, ovviamente le armi si rompono, quando le armi si rompono noi le dobbiamo cambiare. E va bene, molto spesso però capita di trovare anche delle armi che sono magari migliori di alcune armi che abbiamo in inventario e vogliamo scartare qualche arma che abbiamo in inventario per raccoglierne una migliore che abbiamo trovato. Se l'inventario fosse stato più capiente sarebbe stato sicuramente meglio, perché molto molto spesso capita questa situazione in cui troviamo delle armi molto forti che dobbiamo che vogliamo sostituire a delle armi che abbiamo nell'equipaggiamento, quindi molto spesso siamo costretti a fare questa roba, ad entrare nell'equipaggiamento, scartare l'arma e poi raccogliere l'arma che ci interessa. Sembra un po' di star giocando Diablo, questo è uno dei difetti anche di Diablo secondo me, no? Il fatto che devi continuamente stare a guardare l'inventario, ecco. Più o meno, ovviamente progredendo la situazione migliora perché otteniamo più spazio nell'inventario con i semi, però non è sicuramente una situazione ideale perché la frequenza con la quale dobbiamo compiere questa azione è molto alta e oltretutto io non è che posso tener premuto il tasto sul pad, scartare un oggetto e poi scartarne un altro, perché io appena scarto l'oggetto il menu si chiude. E quindi devo scartare un oggetto, raccogliere quella roba, scartarne un altro se ne voglio scartare un altro, sempre riaprendo il menu. Avrebbero dovuto lasciare che il menu rimanesse aperto mentre uno sceglieva cosa scartare.
E questo sarebbe stato sicuramente insomma, qualcosa di migliore per quanto riguarda la gestione dell'inventario. E quindi questo è un altro. E poi c'è un'altra cosa, ovvero la progressione. Cioè, credo che limitare la progressione del personaggio a avere più cuori, avere più stamina e avere più poteri, ma i poteri in realtà li si accumulano in poco tempo, sia molto limitante e dia meno valore all'esplorazione. Perché un conto è esplorare e trovare, che ne so, un'arma nuova, uno scudo nuovo, un'abilità, una magia, qualcosa. Come succede, adesso faccio l'esempio di Elden Ring e Dark Souls, ma perché sono gli ultimi GDR d'azione che ho giocato. Ecco, un conto è quello, trovare un oggetto che veramente ti premia l'esplorazione. Un conto è esplorare e trovare un seme. Fare tutto un casino, magari, per trovare un seme. Oppure pulire un accampamento di goblin o di robot in alto, robot in alto, automi, per trovare semplicemente delle frecce dentro il forziere. O una spada, di cui ne abbiamo magari 5 copie. Questo rende ovviamente queste attività presenti nell'open world un po' meno invitanti, ok? Avrei preferito che ci fossero dei premi migliori e che, per fare questo, perché ci siano dei premi migliori, che ci sia anche una progressione del personaggio magari leggermente più complessa. Non tanto perché il gioco non punta assolutamente ad essere un GDR vero e proprio, ma qualcosina in più io l'avrei sicuramente gradita. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di queste mie osservazioni su Zelda Tears of the Kingdom. Ovviamente, ragazzi, ripeto, il gioco è un capolavoro, ma come dal mio punto di vista è un capolavoro Elden Ring e ha tanti difettucci, così è un capolavoro Zelda e ha anche Zelda tanti difettucci. Vi ringrazio di aver visto il video e noi ci vediamo come al solito alla prossima oppure in live. Ciao, raga!